Allora, anche il backstage, così si dice, così direbbero i giureconsulti più culturalmente dotti di noi. Perché questo sarcasmo? Perché praticamente abbiamo sentito un piccolo dietro le quinte. Abbiamo in diretta una grandissima amica, una che non le manda a dire, una persona simpatica per questo, che poi suscita tante simpatie e anche tante antipatie, ma fa parte del gioco. Le suscito pure io, che ufficialmente devo rimanere moderato, per cui figuriamoci coloro che sono di punta. Ma quando coloro che sono di punta dicono la verità, ci sarebbe innanzitutto da ascoltarli prima, capire, e poi magari criticare, ragionare, discordare, concordare, non per partito preso ci si prende e ci si lancia contro. Per esempio l'attacco che c'è stato sul canale Facebook di Virgilio non ha ragione di esistere, perché Virgilio esprime le proprie idee in maniera libera, pulita ed educata. Se adesso su Facebook basta una persona che ti segnala, a torto o a ragione, Facebook ti sospende la prima volta una settimana, la seconda 15, la terza un mese, cioè dove siamo arrivati? A un clima di caccia alle streghe? Vabbè, ci fermiamo qui, andiamo a dare la buona serata a Gloria. Ciao Gloria, Gloria Vaida. Ciao Roberto, buona serata a tutti. Buona serata a tutti, è un clima di caccia alle streghe su Facebook però, vero? Sì, vabbè, ma chi se ne frega? Eccola là, no, buona, mi raccomando. Però, insomma, ho detto chi se ne frega, nel senso, non è che io dia tutta questa importanza a Facebook, voglio dire. Non... Assolutamente, però, e le musiche te le chiudono? C'hanno delle, no, vabbè, ma c'hanno delle regole e vanno rispettate come tutte le cose. Per carità, ma quello fuori, cose. Fuori discussione. Allora, Gloria Vaida, anche col tuo ultimo commento, che hai detto che stendevi il tendone su Roma Spal, però non ha piovuto, quindi il tendone forse si poteva anche togliere, buttiamola in una battuta di spirito, e la grande partita fatta contro il CSKA di Mosca, ci sono due facce della stessa Roma. Il tuo giudizio, forse perché in Coppa dei Campioni hanno maggiori interessi economici, penso di aver capito bene il tuo pensiero, chiaramente ha suscitato una marea di commenti positivi, perché ti posso dire che l'80% dei commenti è con te. Non è, quindi non sei l'unica che l'ha notato. Il 20% hanno detto che sei troppo spietata sulla Roma e che una partita storta anche di sottovalutazione della Spal può esistere, ci può essere, non ci dovrebbe essere, ma c'è stata, quindi non c'entrano nulla i soldi della Coppa dei Campioni. Prego Gloria. Ma è una cavolata quello che hanno detto, scusami. E vabbè, ma ognuno ha il proprio pensiero. No, ma ti spiego perché, dal mio punto di vista, che fosse stato solo quella partita con la Spal, allora ci poteva stare questo tipo di commento, ma siccome non è l'unica partita che la Roma ha giocato malissimo in campionato, quindi dietro c'è qualcos'altro, tutto lì. E poi non mi spiego perché dopo tre giorni fai un'altra partita e gioca un'altra squadra, no, sono sempre comunque gli stessi, e come mai questo cambiamento, questo stravolgimento? Ma non è, che pensavano, non è che pensavano troppo alla partita di Coppa dei Campioni e hanno sottovalutato la Spal? Ci può essere, no? O no? No, perché no. Anche l'anno scorso giocavano in entrambi le fazioni, cioè facevano prima il campionato e poi la Coppa dei Campioni, eppure in campionato insomma andavamo bene, abbiamo giocato, anche se si perdeva o si pareggiava, però vedevi che c'era una costruzione di gioco e vedevi il gioco, e adesso no, anche no. Quindi per me, perlomeno, è il mio modestissimo parere, certo, che ci mancherebbe, voglio dire, è la mia opinione, vedendo le partite, che secondo me la Roma, la società AS Roma, ha puntato tutto sull'andare avanti il più possibile in Champions, perché poi c'è un rientro economico. Ti faccio una domanda, c'è proprio una fame di soldi, una domanda invece squisitamente tecnica, ma non è che questa squadra ha una immagine più europea che italiana, nel senso che si adatta meglio a giocare in Europa che in Italia, per caso? No, perché? È una domanda. No, perché se tu fai un gioco, un bel gioco, una bella partita in Europa, con gli stessi giocatori con i quali giochi nel campionato italiano, in campionato fai schifo e in Europa giochi bene, c'è un problema. C'è un problema, anche perché hai fatto figura... Anche perché, scusate, ma scusami, prego. Voglio dire, con tutto il rispetto, ma stai a giocare con la Spal,
con tutto il rispetto della spalla, chiaramente. No, è chiaro, è quello che voglio dire. Con tutto il rispetto per la spalla, ma stai a giocare a spalla, non stai a giocare a Juventus o col Napoli, che tra un po' ci arriviamo, e o con l'Inter o col Milan o... cavolo di pare a te, sei a giocare con la spalla. Certo, io ti posso dire che la nostra inviata a Ferrara, che poi è di quella città, che è Samantha Maltesi, che salutiamo, che ha anche lei il suo canale consorziato con noi, ci ha detto che la sera a Ferrara hanno festeggiato fino a tarda notte. Ma ci credo. Vincere contro la Roma, voglio dire. A Roma soprattutto, poi a Roma è in trasferta. Appunto. Perché qualcuno mi ha detto, ma la spalla ha pensato solo a distruggere il gioco della Roma, ma la spalla che avrebbe dovuto fare? Ma quello che deve fare, scusatemi, ma che discorsi fanno certi tifosi? Ma se una squadra, se nel campo ci stanno due squadre e una delle due deve vincere, è chiaro che quella, l'altra evita in tutti i modi di far giocare la squadra avversaria. È normale questo, cioè la Roma che non doveva permettere alla spalla di segnare, e la Roma non l'ha fatto, la spalla invece sì. Oppure se dopo il primo... cioè la spalla ha fatto il suo dovere, la Roma no, ecco, mettiamola così. Però dopo il primo gol della spalla c'erano margini di recupero immensi, o mi sbaglio io? Certo, c'erano. Sullo 0-1 potevi recuperarla la partita, non so. Ma certo che sì. Che si poteva recuperare, ma se non c'è la volontà di farlo, è inutile che ne stiamo a parlare. Ma contro il CSKA invece tu hai visto un'altra squadra, un'altra Roma? Io ho visto un'altra Roma, sì, ho visto un'altra Roma, sembrava che era scesa in campo un'altra Roma. Però, più determinata, più concentrata, più concreta. È un discorso che... io potrei anche capirlo, no? Nel senso, se la società della Roma ha deciso che quest'anno la Roma si deve dedicare solo ed esclusivamente alla Champions, va bene, ma ditecelo a noi tifosi, ce lo dovete dire, perché così almeno noi le partite di campionato non ce le guardiamo, io non mi rodo il fegato almeno. Perché dice, essendo una tifosa autentica, vedendo quel tipo di partita ci sto male, chiaro, no? E cioè, anche perché vedendo la Roma perdere contro la SPAL, io ho pensato, mamma mia, martedì ci fanno neri, ovvio, no? Se perdi contro la SPAL, quell'altra è una squadra europea, certo non è il Barcellona, però insomma è sempre una squadra ben costruita. Certo. Ci ammazzano, sì, ci fanno neri, vero. Quello che uno pensa, e invece opla, eccolo là, colpo di scena, esce il coniglio dal cilindro e sta Roma diventa Gloria Roma... Ma la tua soddisfazione per la vittoria di Coppa, che chiaramente c'è stata, è minore rispetto al previsto, visto certo, ero contenta che la Roma avesse vinto, per carità. Però, proprio per il fatto che ha vinto così e in quel modo, mi fa incazzare e arrabbiare ancora di più. Perché dico, perché non hai messo la stessa grinta, la stessa voglia di vincere contro la SPAL o contro le altre squadre, le altre partite che hai giocato, che hai giocato malissimo? Perché, cioè, sono tutte domande che io mi sono posta. Poi alla fine della fiera ho detto, ma sai che nuovo c'è? Ma chi se ne frega? Sì, cioè, giustamente. Voglio dire, non mi posso arrabbiare, avvelenare veramente il sangue. Cioè, è vero, sono tifosa della Roma e si sente, no? Perché quando poi parlo della Roma io mi agito, no? Mi surriscaldo. Però poi alla fine ho detto, insomma, voglio dire, tra pochi giorni compio pure gli anni, divento pure un po' più grandicella. Ma te la vuoi prendere per una partita di calcio? Alla fine uno inizia a fare un attimino, no? Senti un po', una domanda in senso contrario: se anziché la SPAL ci fosse stato uno squadrone superiore alla Roma e la Roma comunque avrebbe perso lo stesso, la rabbia non c'era, perché tu hai affrontato una squadra superiore all'Olimpico, ti stai zitto in campionato, hai affrontato, che ne so, il Barcellona di turno italiano, chiaro che ti batte,
lì ci puoi Certo. stare. Non ci Sì. puoi stare con pagine come, con tutto il rispetto, attenzione, Bologna, Certo, Chievo-Verona certo. e Spal, che noi soffriamo maledettamente. Io non vorrei che fossero sottovalutate queste compagini, ma non No. coscientemente, che alla fine sì, questi Ma sono mezzi no. bidoni, ma sì, ci proviamo e tira a Ma campana. No. no, ma no, ma no, ma non è così, no, 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 secondo me stai sbagliando. Non è che non vengono, sono sottovalutate queste squadre, perché tu sai già in partenza, inizio campionato, chi vai a incontrare, chi incontrerai, quale squadra incontrerai quel giorno, quel tale giorno, quell'altro giorno ancora, la settimana dopo. Le conosci più o meno, le squadre italiane si conoscono come giocano, poi basta che vai a vedere qualche filmato, voglio dire, io penso che un Certo. allenatore... Prima di tutto, prima di fare qualche schema per la partita, si sarà guardato come gioca l'altra squadra, no? Beh, È penso proprio di proprio, sì, eh. è per cui non le puoi affrontare con, vabbè, sì, ne facciamo questa passeggiata. No, non è così. Secondo me è proprio una c'è cioè qualcosa. Io è come se avessi percepito una sorta di, ma sì, ma chi se ne frega, entriamo in campo, quello che succede, succede. Una sorta, no di menefreghismo, ma di superficialità da parte dei giocatori, di poca professionalità, perché dal momento in cui tu devi, se incontri la Spal o il Barcellona, tu devi dare il 110%, punto. E non lo fanno, non l'hanno fatto contro la Spal, contro il Bologna. Non l'hanno fatto. Se, allora, se, tu hai, prima hai detto, se la Roma avesse perso invece che con la Spal, con una Barcellona della Serie A, ti saresti arrabbiata lo stesso? Mi sarei arrabbiata lo stesso, sì, se avesse giocato nel modo in cui ha giocato contro la Spal. Se avesse giocato cercando di portare a casa il risultato e poi c'è la superiorità dell'altra squadra, allora lì alzi le mani e dici vabbè, te la sono meritata, ma se tu gliela Certo. lasci su un piatto d'argento la situazione, no, anche no, ma mi incazzo ancora di e mi arrabbio ancora Sì, di più. no, 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 è chiara la cosa. Ed è chiaro che la gioia in coppa, anche se c'è stata, è stata molto È inferiore, molto molto limitata. limitata, Senti, sì, non è stata la stessa gioia di Roma-Barcellona, ecco, diciamoci la verità. Giriamo un attimo pagina perché poi dopo avremo l'incontro con un giornalista, in ricordo di un componente del nostro gruppo, Norberto Nicolai, che ci ha lasciato mercoledì scorso, purtroppo, Già. è qui che era di fede laziale, adesso diciamo va in secondo tono perché era una Certo. persona simpaticissima e che poi era stato scelto in questa squadra proprio perché era come noi, diceva pane e pane e vino al vino, a costo di antipatie, eccetera, eccetera. Però lui Sì. doveva dire la sua come tu la tua, io la mia e via discorrendo. Certo, Oh, certo. anche perché non tradisca il fatto che io facendo il presentatore e moderatore tento sempre di arginare il tutto, ma se qualcuno mi desse la facoltà di fare qualche editoriale ogni tanto, sempre con termini civili, puliti ed educati, sentirete che forse sarei glorio vaido o qualcosa del genere. Perché gli ascoltatori non sanno cosa ci diciamo io e te In prima di privato. andare in onda. Allora, rimaniamo un attimo. Dovremmo, guarda, dovremmo mandarle in onda quelle, ma no, No, non si non può, si non si possono. può, non si può, non si può, non si può, anche perché poi col clima da caccia alle streghe noi siamo legati anche a Facebook, nel bene e nel male. E Certo. finché non si cambia poi sta regola che allora basta che qualcuno segnala qualcun altro, ha Ah ragione o ha beh, quello torto. sì, quella è una cattiveria. Sì, se fermano il canale, per esempio la pagina Fra Calcio e Realtà di Original che abbiamo noi altri, sono già 3 volte che viene fermata perché c'è un qualcuno o una qualcuna, non si sa, una signora o un signore, che ci segnala e ci bloccano. Quando abbiamo fatto dei piccoli accertamenti, ci avevano detto, guardate che quel signore lì che fa i blocchi perché ormai è contrapposto a voi, sta su un'altra radio e bla bla bla. Ah, ecco. Allora, questo signore purtroppo se n'è andato, e questo dispiace a livello umano, chiaramente, Certo, però ovvio. le segnalazioni continuano.
Allora, non è che si può addossare anche la colpa della Seconda Guerra Mondiale a chi non c'è più, nel senso che sarà qualcun altro che spiegasse meglio il suo dissenso, perché noi poi, quella è una tribuna aperta, apriamo a tutte le idee, però io sono costretto sempre a togliere i pensieri di chi mi scrive bestemmie sui commenti, di chi mi scrive offese, non solo per me, ma anche per altre situazioni. Esprimete civilmente il vostro dissenso, anche se a volte è difficile. Apro piccola parentesi, per esempio la sera dell'allagamento, se tu hai delle persone care che stanno per morire annegate dentro una macchina, è chiaro che ti scagli in una certa maniera. Io la mia amica una mia amica stava percorrendo via Palmiro degli Occhi per poco, non affogava. Sì, lo so, perché quello è un punto critico, è vero. Però c'era Alemanno e lì si allagava, c'è stato Marino e lì si allagava, c'è la Raggi e si allaga ancora. Allora, indipendentemente dal colore politico, perché Marino rappresentava una cosa, Alemanno un'altra e la Raggi un'altra ancora, ragazzi, sindaci parlo, mettete, rimboccatevi le maniche e dite, se lì c'è una fossa che basta un millimetro in più d'acqua e sprofonda, lì bisogna metterci l'asfalto triplo. L'asfalto è sotto cementificare tutto, sia che tu sia di 5 Stelle, sia che sia di Fratelli d'Italia, sia che sia dell'alternativa di destra Alemanno, sia che sia del PD come Giorgio, come il professor Marino. Allora non c'entra niente se uno è del PD, è dei 5 Stelle o di Fratelli d'Italia. È la voglia di fare che manca, secondo me. Cioè, cercate dei fondi idonei, perché quel tratto di Viale Palmiro Togliatti, a ogni ondata d'acqua, perché ormai non più si chiama i tropici, veniamo in ondata. È vero. Quel tratto sprofonda, e chi ci cammina con la macchina, che non riesce a vedere in quel momento quanto è profonda, quale la profondità voragine ha scavato l'acqua, rischia lì finché poi non c'è il botto grosso, come diciamo in gergo. Quando ci sarà il botto grosso, allora si corre ed è troppo tardi. Chiusa parentesi, torniamo a noi. Napoli-Roma, che dobbiamo temere di questo Napoli? Tutto, secondo come tu? Me. Perché? Che è una squadra di marziani, non lo so. No, non è una squadra, è una squadra che gioca, è diverso. È una squadra che ha un obiettivo, è una squadra compatta, gioca bene, c'ha un bel calcio. Io non è che ami proprio tanto il Napoli, oddio, io non amo nessuna squadra della Serie A in particolare, amo solo la mia Roma, però devo essere anche obiettiva, non posso essere solo tifosa, no? Sì. Devo fare anche la giornalista in questo caso, c'è chi gioca bene e c'è chi gioca male, e il Napoli gioca bene. Se noi giochiamo come abbiamo giocato col CSA, col CSA, oddio, CSK. No, no, mi si è intrecciata la lingua, CSK di Mosca, allora magari ce la giochiamo anche ad armi pari, ma se giochiamo come abbiamo giocato contro la spalla, cioè nemmeno stare. Scendiamo in campo noi, io ma te... sì, ma gliela abbiamo vinta a tavolino. Oh, ti dico che su Sky Cinema 1 faranno un bel film domenica sera, per cui ci possiamo vedere il film anziché la partita. Sì, anche, ma io no. No, ma questa la mia è una provocazione, chiaramente. No? Certo. Perché certo, se ci accorgessimo che scendono come sono scesi contro la spalla, è inutile stare a vedere la partita. Perché ti guarda, prendono... io mi accorgo di come andrà la partita appena escono dal tunnel. Lo sguardo, io guardo i calciatori della Roma, ovviamente. Sì. Lo sguardo, io guardo lo sguardo, come camminano, come si mettono in posa per le foto, cioè io guardo tutto appena loro varcano la soglia del tunnel per entrare in campo. Io dallo sguardo già capisco come andrà la partita, quindi... e a volte entrano proprio, cioè sembra che ci stanno a fan favore, capito? E allora dico vabbè, ciao, io neanche la vedo, non la guardo proprio, e infatti poi mi danno ragione i risultati. Oh, ma in questo caso Napoli-Roma come si evolverà secondo te? Viste poi le prestazioni di Coppa? No, ma io non ti posso, che quello è il problema. Che tu questa domanda me l'avessi fatta l'anno scorso, ti avrei risposto in maniera molto più tranquilla e serena. Adesso sì, non te lo so dire, perché la Roma è imprevedibile, è imprevedibile. E il Napoli potrebbe invece... fare la... E il Napoli invece è un rullo compressore, com'è? Il Napoli soprattutto gioca, soprattutto quando scende in campo vuole giocare, giocarsi la partita e provare a portare più punti
nel proprio zaino, cosa che dovrebbe fare sempre la Roma. Oh, ma non è per caso che il Napoli parte da un piccolo vantaggio, che sono stati messi soltanto dei piccoli innesti in un telaio che ormai si conosce da 5 anni, ma e la Roma ovvio riparte che sì, da zero? Certo, è ovvio. Ah, tutto là. Il problema è tutto lì. Se tu mi ricostruisci la squadra ogni inizio campionato e non c'è la base, la struttura, sì, le fondamenta, ma come può reggersi in piedi in una casa senza le fondamenta? Non questo può. È vero. Quindi se tu mi togli prima un pezzo, poi uno, poi un altro, e mi metti un pilastrino piuttosto che un paletto a fronte di colonne portanti, allora è chiaro che lì crolla tutto. Però se io faccio un discorso di struttura economica, attenzione, e dico ci metto il pilastrino, che se poi va bene mi rende 10 volte quanto l'ho pagato, io ho fatto sì, ho capito, senti, sì, vabbè, ho capito, no, no. Perché no? Perché io, no? Aspetta, perché no, Gloria, perché io sono una SPA, non sono un tifoso della Roma, io sono un investitore e una SPA. Allora, sì, io ho investito, allora aspetta, io ricavo dalle vendite 10 euro, devo fare degli acquisti e spendo 8 euro, in cassa ho 2 euro, ok? Con questi 2 euro di differenza il campionato va bene e tira a campà. Il prossimo anno io dalle vendite faccio 40, 20 li faccio di acquisti, c'ho più 28. Per cui non ho messo un dollaro di tasca mia, perché questa SPA mi deve rendere sui ricavi, sugli acquisti, sulle spese e sui guadagni. Il discorso è nudo e crudo, è questo, cioè non ho mi interessa capito del lato sentimentale, sì, del tifoso, a me interessa che sì tornino i conti. Ok, perfetto, e fino a lì ci siamo, però c'è un piccolo particolare, che il particolare è tipo non è nemmeno neanche tanto piccolo, certo, è che prima o poi il tifoso della Roma si rompe le scatole di tutte queste vendite, cioè perché adesso Under per esempio, no, tu lo sai, no, che io amo i calciatori talentuosi, quelli che hanno l'estro, i geniali, no, più che i tecnici, sì, proprio sì, il geniale, quello che il tocco di classe, e io impazzisco per quei giocatori. A me Under mi fa impazzire. Under il prossimo anno verrà venduto, fidati, perché sì, noi no, facciamo sono con te. Sono con te perché per quella logica che ti ho esposto prima, io l'ho pagato 13, adesso non mi ricordo quanto l'anno, o 17, non ricordo quanto, però se lo rivendo a 75, oh, e so 64 milioni d'euro che sì mettono. Allora non hai capito che andando avanti così il tifoso della Roma prima o poi si stanca e allo stadio non ci viene, e tu quei soldi, gli introiti che puoi ricavare dagli abbonamenti, non ce l'avrai più, perché uno si stanca, ma c'è gente che fa sacrifici per potersi permettere un abbonamento della Roma, va allo stadio e poi torna a casa col fegato grosso così, una volta, due, tre, poi alla fine dice, lo sai che nuova c'è, ma io quei soldi piuttosto ci compro qualcos'altro, e sì, quindi c'è una disinfezione per la squadra. E sì, poi il tuo discorso fila liscio fino a un certo punto, devi far cassa, ok, perfetto, devi vendere, perfetto, vendi, però se poi devi ricomprare, a me mi devi ricomprare un calciatore di uguale valore tecnico, se non mi puoi prendere, se non superiore, non mi puoi, no, superiore no, perché se no ti tieni quello che hai venduto, se no se ne compri uno superiore devi pagarlo molto di più, però me lo compri almeno di pari livello e non mi vai a comprare un ragazzino di 18 anni, 19 anni, che lo devi far crescere, lo devi far maturare, e poi una volta che ha raggiunto gli standard che servono alla squadra, puff, lo vendi. No, a proposito di incognite, allora l'incognita di Pastore, che sta sempre male muscolarmente, Karlsdorp che sembrava tutto finito, ha recuperato, ha giocato, ma gioca sì proprio come un fantasma, e soprattutto noi notiamo che probabilmente ha la paura umana del contrasto dopo l'operazione. Il e poi il mistero di Schick e di Perotti, sono quattro giocatori che potrebbero essere fondamentali per la Roma. Allora partiamo con i primi, prendere gli infortunati non ci porta bene.
Nel senso, Pastore aveva i malanni che ha e l'hai pagato 25 milioni. Kasdrop è stata una scommessa che te l'hanno lasciato a te, che non l'ha preso la Juve, proprio perché era rotto. Allora, se dopo che tu l'hai aspettato, l'hai fatto giocare, hai visto che non va, quindi lo rimetti in panchina e gli dici guarda, adesso devi imparare altre cose, eccetera, eccetera. E meno male che hanno sbloccato psicologicamente Santon, che è un giocatore nella media, ma il suo contributo lo dà. Io vedo che il signor Kasdrop tira calci sugli stinchi, figurati chiaramente, a non finire, tant'è vero che ci sono voci che a gennaio se ne andrebbe a giocare in Inghilterra. Domanda, ma perché dobbiamo sempre scommettere sui giocatori infortunati perché ce li fanno pagare di meno e poi non si riesce a vedere un loro miglioramento in campo una volta che rientrano? Perché Pastore sono anni che non gioca più un campionato intero, lo sapevano tutti. Allora, prima ma te l'hanno venduto a quel prezzo, ma il motivo ci saranno. Bravo. Allora te li tenevi in tasca, facevi cassa con i 25 milioni anziché darli via e poi magari aspettavi gennaio per fare il colpo. È chiaro, visto che hai ceduto un Angolan, la lungimiranza non è di proprietà di Monchi, evidentemente, non lo so. Probabilmente deve fare il colpo a effetto rispetto a tanti altri anonimi. Ma tanto a gennaio che colpo a effetto può fare se stanno sempre sotto cassa? Cioè, che fa a gennaio? È vero, perché quei soldi destinati a Herrera non ci sono per il momento. Che a meno fai? Che a meno che non ci sia il colpo a sorpresa che tu vendi qualcos'altro. O qualcun altro quello, su quello, guarda, quando parli della Roma è palese, è la palissiano che ci sarà una vendita. Cioè, a proposito, prima di finire il discorso sulla Roma, è cambiato il tuo giudizio su Olsen come portiere o ancora dobbiamo aspettare? Diciamo che sta sulla via della... della guarigione, no, non è che stava male, però diciamo, insomma, diciamo, allora ho cambiato idea proprio, no, però mi sta piano piano convincendo che forse potrebbe, insomma, essere, potrebbe diventare, insomma, bravo, Anche perché ci sta lavorando, anche perché pure ai mondiali con la sua nazionale, quando gli cominciavano a tirare da tutti gli angoli, Olsen si esaltava. Quando c'ha una difesa che lo protegge, Olsen ogni tanto si distrae, vede qualche farfalla che vola dal campo e ogni tanto combina qualche scempiaggine, qualche casino, perché sui pali è un drago, come scatto di reni non è secondo a nessuno, sulle uscite ci giriamo un attimo, diciamo che parte. Lui, secondo me lui ci sta lavorando, il problema è che noi veniamo da un portiere come Ellison e quindi chiunque ci metti là è la vippa, certo. Diciamo così. Diamo tempo. Chiudiamola su Napoli-Roma, quindi non puoi esprimerti su come te la senti, il risultato è a 3, 1x2 praticamente. Certo, se dovessi giocare la schedina sì, metterei 1x3. Allora, mi dicono che abbiamo altri 4 minuti e 30. 1x3. Capito? No, abbiamo 4 minuti, 1x3 va bene. Allora, mi sono sbagliata. No, vabbè, ma 1x3 significa Napoli 1, Roma 3, per cui va benissimo. Perfetto, dentro, ok. Allora, va bene. Abbiamo 4 minuti e mezzo. Per dire per dichiarare una certa situazione, ho già parlato con la direttrice di programmazione, a cui ho garantito la tranquillità assoluta, perché se no io le ho detto che le facciamo risparmiare i soldi della permanente dal parrucchiere, io e te, perché siccome deve spendere 60 euro per la permanente, non li spende, li tiene in tasca, sentendo quello pure che poco. Dico... Esatto, sentendo quello che dicono Gloria e Roberto, siccome invece io le voglio far spendere i 60-80 euro della permanente, noi entriamo un attimo in argomento. Allora, Fabrizio Corona, ok? Sì. Allora, Fabrizio Corona lo conosciamo tutti, non devo fare il resoconto della situazione, può essere simpatico o antipatico, forse più la seconda che la prima. Ecco. Però, nel momento... che ha usato parole non buone nei confronti di Ilary Blasi e anche di Francesco Totti, perché qualcuno mi ha detto ma siete sicuri che ha scritto certe cose su Francesco Totti? E io chiedo alla diretta interessata che ha seguito tutto, cioè la nostra Gloria Vaida, allora l'astio con la Blasi da che cosa era scaturito? Allora, innanzitutto l'Eletta, la cosa che ho scritto sì. T'ha risposto pure Luigi Pasculli, il nostro direttore di programma.
che siamo tutti con te, per quello, perché tu hai detto esattamente il vero, però cerchiamo di farlo inserire in un decoder per farlo capire a tutti. Ok, il tutto non nasce ieri sera, ma nasce 13 anni fa. Ma sì, perché è successo questo, molti se lo ricorderanno, no? Pochi giorni prima del matrimonio, 15 giorni, un mese, adesso non ricordo, comunque, del matrimonio di Francesco Totti con Ilaria Blasi, il signor Corona fece uscire sul giornale Gente, guarda come sono formata. Sì, 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 vai avanti. sul giornale Gente un'esclusiva di una notte brava, diciamo così, sì, di Francesco Totti con la signorina Flavia Vento. Praticamente, in poche parole, Francesco Totti avrebbe cornificato Ilaria Blasi. Questo a pochi giorni dal matrimonio, chiaramente quando è uscita la notizia, vabbè, questa cosa, Ilaria ovviamente insomma un po' alterata. Non c'è rimasta bene, è chiaro. Esatto, Francesco Totti ha spiegato la situazione a Ilaria, poi se passa legge il libro di Francesco Totti. Sì, sì, vabbè. Poi ritengo sempre che siano fatti loro privati, che Corona sì, forse non aveva nessun diritto di intromettersi, però... No, vabbè, ma all'epoca Corona era il re dei paparazzi, era quello che faceva tutte queste cose, e va bene. Che succede? Che poco... Insomma, vabbè, tra loro due, tra Francesco e Ilaria non succede nulla, si chiariscono e tutto finisce là. Succede che sempre il Corona contatta Vito Scala, sì, e gli dice: ah, guarda che farò uscire la seconda parte della situazione con delle foto compromettenti a me, e le venderò al settimanale Gente per 50.000 euro, però se voi mi pagate io ve le do a voi e non lo do al giornale. Siccome era proprio in prossimità del matrimonio e ricordo che Ilaria Blasi era già incinta di Christian, Vito Scala insieme al fratello Riccardo di Francesco Totti hanno pensato di bloccare la situazione, ma soprattutto per un benessere per Ilari. Perfetto. No, quindi che hanno fatto? Hanno pagato Corona e lui gli ha mandato tutto il plico, tutta la documentazione fotografica, esatto, di cui lui era in possesso. Ok, che non c'era, perché gli hanno ricevuto solamente questo, tutto ciò all'insaputa di Francesco Totti. Francesco non sapeva niente. Oh, tutta sta storia è documentata chiaramente, Gloria, no? Giustamente. Sì. Quindi praticamente il Corona avrebbe risolato la sola, come si dice, no, in gergo. Aspetta. E poi nella seconda parte di questa storia, quando lui contatta Vito Scala, e quando lui poi manda, dopo aver ricevuto l'assegno di 50.000 euro, manda a loro tutta la documentazione, e c'era solamente delle dichiarazioni, una sorta di intervista fatta all'evento, sì, ma senza nessuna foto. Ok, quindi non c'è nessuna foto con lasciava il tempo che trovava praticamente. Esatto. Allora, perché hanno pagato? Hanno pagato perché, conoscendo il tipo, a pochi giorni del matrimonio non volevano che né Francesco né Ilari fossero turbati da questa situazione. Questo succede 13 anni fa. Oh, veniamo ieri invece sera, adesso all'attuale. Ieri sera. Ieri sera che succede? Cioè, anzi no, due settimane prima, durante la programmazione del Grande Fratello, fanno vedere all'ex fidanzata di Corona una dichiarazione che lui ha fatto a Verissimo da Silvia Toffanin, che in pratica dice che lui non l'ha mai amata. E Ilaria Blasi dice a Fabrizio Corona: ha il diritto di replica, se vuole replicare, repliche pure. E va bene. Arriviamo ieri. Nella certo trasmissione di Maurizio Costanzo, ricordiamolo pure questo. No, no, dove? No. Ieri al Grande Fratello è entrato Corona. Innanzitutto dovete sapere che Corona si è preso 40.000 euro per entrare là dentro. Vabbè, ma quello fa parte della legge del mercato televisivo. No,
Come no? Delle cose sì. che dobbiamo dire. Aspetta, se dobbiamo dire tutto, allora diciamo tutto, non nascondiamoci niente. Si è preso 40.000 euro, in più ha preteso che potesse indossare una maglietta con il suo marchio, che gliel'hanno concesso. Okay, sì. Ok, è entrato dentro la casa, ha parlato con Silvia perché gli doveva chiedere scusa, bla bla bla. Aspettate un attimo, devo un passo indietro. Quando 15 giorni prima la Blasi ha detto a Corona di che la trasmissione era a sua disposizione se voleva replicare, in quei 15 giorni tra quella sera che lei ha detto quella cosa e scusa, prego, l'entrata, sai perché sto tossendo? Perché mi sto innervosendo e vorrei dire quello senza che innervosire. Però, no, vorrei dire quello che voglio, ma non posso. Comunque, ti dico che il tempo, siccome è tiranno, però cerchiamo di andare a stringere. Vado alla conclusione. In queste due settimane, che cosa ha fatto Corona con i suoi social? Non ha fatto altro che declinare Ilaria Blasi e Francesco Dotti, rimettendo sul Instagram le foto di quel famoso ipotetico flirt, sì, eccetera. Bravissimo, eccetera. Per 15 giorni non ha fatto altro che fare queste cose. Quando lui esce dalla casa del grande fratello, Ilari gli dice: vedi che non c'è stato nessun veto, perché lui diceva queste storie di Instagram che lui non sarebbe mai potuto entrare dentro la casa del grande fratello perché Ilaria Blasi avrebbe messo il veto. Invece lei gli ha risposto: io non avendo i social non potevo risponderti, ti rispondo ora, ti dico che non c'è stato da parte mia nessun veto per farti arrivare alla casa del grande fratello. E fino a qui tutto regolare, stai, no? Diciamo, fino a qui tutto regolare. E lì lui inizia dicendo: perché hai tirato fuori questa cosa? Era meglio che non ne parlavi, già in tono minaccioso tipo Gomorra, no? A quel punto Ilaria Blasi non ci ha visto più e gli ha detto: questo è quello che tu mi hai fatto. E lui lì ha inveito, innanzitutto ha inveito in una maniera spropositata contro una donna e non si fa, punto. Perfetto. Primo. Poi? Il punto secondo gli ha detto: io ti rovino. Attenzione, no, aspetta Gloria, aspetta, io ti rovino l'ha detto espressamente? Sì, l'ho sentito con le mie orecchie. Io ti rovino, perfetto. Ok, poi ha detto che il marito ha scritto una marea di cazzate, ripeto sta parolaccia perché l'ha detta lui, sì, una sì, marea sì. di cazzate su quel libro, che non è vero quello che lui ha scritto. Sì. E poi ha inveito anche contro Totti, contro lei, e lì poi Ilaria Blasi ha preso in mano la situazione, ha cominciato e gli ha detto quello che gli ha dovuto dire. Perfetto. Allora, io, dopodiché, aspetta, c'è anche un passaggio ulteriore, dopodiché, finita, perché poi lei ha chiuso il collegamento, non l'ha fatto più parlare e tutto quanto, lui ha preso in mano il suo telefonino e su Instagram sempre sì. ha fatto una dichiarazione, ha detto che lei lavora a Mediaset perché è la moglie di Francesco Dotti, uno che non sa parlare in italiano ma sa solo tirare due calci al pallone. Oh, attenzione, okay. Questi sono tutti i pensieri che sono portati su Instagram, giusto? Sì, basta andare su Instagram sul profilo del signor Corona e si legge, perfetto, cioè, sì sulle storyline. Tu sai che per dovere di redazione dobbiamo essere sicuri che... Vabbè, vai, controlla. No. E ha detto che adesso lui siccome gli hanno abbassato il microfono a lui perché urlava e diceva un sacco di parolacce, quindi gli hanno chiuso l'audio, perfetto. No, non gli hanno chiuso, gli hanno abbassato. E allora lui si è sentito come per dire: non c'ho avuto il diritto di replica, ma diceva un sacco di parolacce e siccome quelli di Mediaset devono comunque stare attenti perché sta comunque in prima serata non puoi un personaggio del genere. Sì, ma un personaggio del genere poi quando va si infervora, ne dice di cotte e di crude, e quindi gli hanno abbassato il microfono e lui se l'è presa con la Blasi e gli ha detto: non mi hai dato il diritto di replica e adesso io scatenerò l'inferno. Mamma mia, che paura.
No, io voglio soltanto, allora questa me la devi concedere, sì, perché voglio soltanto dire a Corona, no, non ascolterà, non me ne frega, anche se ascolta non me ne può fregare di meno, al signor Corona, prima di parlare di Francesco Totti ti devi sciacquare la bocca con l'acido muriatico e poi con quello che rimane puoi parlare. Secondo, Francesco Totti non saprà parlare in italiano, ma parla con i piedi e ha parlato per 25 anni con quei piedi. Due, se terzo, verso una donna non ci si comporta in quel modo, ecco perché stai solo con un cane. Quarto, 2 anni di galera non ti hanno insegnato niente, invece di crescere e maturare a 44 anni, 45, quanti ce n'avrà, ancora stai a fare di bimbo minchia e sei di una volgarità più assoluta. Sì. Quinto, Roma cerca di guardarla in televisione, evita di venire a Roma. Vabbè, occhio, no, Gloria, che c'è, significa? No, io dico, no, il mio consiglio che gli do, evita di venire a Roma, perché a Roma non sei benvenuto dal momento in cui hai toccato Francesco Totti. Questo mica l'ho minacciato, no, ho soltanto dato un consiglio. Potresti incontrare qualche esagitato che magari la pensa contrario. Magari insomma si fa un po' rodere il chiccherone dal momento in cui hai toccato Francesco Totti. L'importante è che non sia un attacco diretto contro la persona di Corona, ecco, questo è il punto. No, io gli ho dato un consiglio, io gli ho soltanto detto, se vuoi vedere Roma, guardala dal televisore, fatti mandare le fotografie, cartoline, quello che vuoi. Ma se poi vuoi venire a Roma, stai molto attento, fai attenzione, perché molti romani e romanisti non è che abbiano proprio preso bene le parole che tu hai detto alla moglie di Francesco Totti e a Francesco Totti. Si sono un pochettino alterati, quindi ti consiglio... Parliamoci chiaro, le parole che ha detto a Hillary e a Francesco, se Francesco e Hillary attraverso i loro legali faranno azione di rivalsa, hanno tutti i diritti per poterlo fare. Anche perché l'ha fatta in diretta nazionale, voglio per cui dire. Più di questo, forse è la maniera più negativa possibile per tornare a far parlare di sé. Qui mi riferisco al signor Fabrizio Corona, aveva altri sistemi, altri modi che magari attirava forse più simpatia addirittura, perché molte donne si sa che si squagliano fisicamente ed esteticamente per lui, però presentarsi così, malate mentali. Aspetta, però presentarsi così, ognuno ha i propri gusti, Gloria, ricorda. Ma io conoscendo, per quel poco che posso. E poi un'altra cosa devo dire al signor Corona, dal momento che ha detto tutte quelle brutte cose sul libro di Francesco Totti, voglio ricordare al signor Fabrizio Corona che tutti i proventi della vendita del libro di Francesco Totti andranno all'ospedale Bambin Gesù di Roma, per cui zitto, devi stare zitto, non hai il diritto di poter pronunciare il nome di Francesco Totti. Oppure se vuoi dissentire dal signor Francesco Totti lo fai con termini civili ed educati come fanno tutti gli altri. Ma non è capace a farlo, perché se la butti sempre in rissa, in bagarre, in maleducazione, è chiaro che tu non puoi suscitare le simpatie delle persone, te li trovi tutti addosso. Se tu spieghi in altro modo, forse... Ma io guarda, per quello che conosco Francesco Totti, Francesco Totti non farà nulla, non farà niente, lo lascerà nel suo oblio. Certo che se poi lui, Corona, come ha detto, che scaderà in inferno, metterà chissà che cosa. E la miseria. Magari lui, non, siccome gli è stato proibito dalla legge, dal tribunale, di fare il fotografo, di fare il scoop, quindi non può far niente, però avrà conoscenza in quell'ambito e magari farà uscire cose strane su Francesco Totti e Ilari Blasi, e allora lì magari Totti inizierà a fare qualcosa. Per il momento credo che, conoscendo Totti, poi si vedrà. Comunque non è una buona pagina, è una pagina dove magari, parlando di altro, non di Francesco e di Ilari, questo personaggio che si chiama Fabrizio Corona avrebbe potuto riguadagnare. Comunque ieri Ilari Blasi ha avuto tutto il mio applauso, perché è stata ci mancherebbe una altro grande. A tutto il nostro applauso in questa particolare circostanza. E poi qualcuno mi scrive, pure che non fossero stati Ilari e Francesco ma altre due persone, la stessa identica cosa, perché non si può gettare fango su due persone, esatto, in questo modo, pur
di ritornare sulla ribalta delle scene televisive. Bravo, perché noi bravo. Abbiamo il sospetto, noi in generale abbiamo il sospetto che sia proprio questo, la voglia di ritornare sulle scene televisive, in modo che il giorno dopo, e così è stato, tutti hanno parlato del signor Corona. Però io inviterei modestamente modestamente il signor Corona ad esprimersi in termini più chiari e tranquilli, e soprattutto a lasciare in pace la vita privata delle persone, perché anche se si stanno per sposare e hanno avuto qualche scappatella, ammesso e non concesso, sono affari che riguardano la loro vita privata e certo non devono finire sui settimanali in bocca a tutti. Questo. Certo, penso così, poi può darsi che sbaglio, non lo so. Ma però... poi sai, il fatto è che poi fosse stata vera quella situazione, magari. Ma non c'entra nulla, io ritengo sempre che la privacy deve essere rispettata. Perché, ma quando sei personaggio pubblico... È brava, però se questi non fossero stati personaggi pubblici non si rifilava nessuno. Ovvio. Oh, e allora, io, Francesco Totti... Corona è invidioso perché Francesco Totti, pur non parlando bene l'italiano, è amatissimo da tutto, non da tutta l'Italia, ma da tutto il mondo, perché comunque va Francesco Totti e Francesco Totti. Si è costruito una famiglia bella con tre figli meravigliosi e lui non c'ha nessuno, sta solo con un cane, quindi già quello ti fa capire che persona è. Vabbè, però l'interessante è che sia il primo e l'ultimo di questi episodi così negativi, che poi vorrei capire forse un altro tipo di troupe, di regia, avrebbe troncato la trasmissione prima, non l'avrebbe fatta arrivare fino a questo punto, però chissà. Ma forse non se lo sarebbero nemmeno aspettato loro questa... Però bisogna vedere... Perché se lui non la provocava, lei non diceva niente, lei ha solamente precisato che lei non ha messo nessun veto affinché lui non arrivasse o entrasse dentro la casa. L'ha voluto anche perché lui è stato 15 giorni a denigrarla sui social, quindi lei si è difesa. Allora, certo, ma giusto che sia. Se lui dopo il programma ha detto che non ha avuto il diritto di replica perché gli hanno abbassato il microfono, bla bla bla, è la stessa cosa lo può dire i Blasi, perché tu per 15 giorni l'hai denigrata sui social e non ha potuto avere il diritto di rete. Io in regia l'avrei proprio chiuso l'audio, è più che abbassato, però lì bisognava vedere gli accordi commerciali quali fossero, gli accordi pubblicitari, c'è tutto un mondo sotterraneo che te lo dica a fare. Saltando di palo in frasca, visto che stiamo continuando solo su Stapp Radio momentaneamente perché dalle altre parti gli spazi sono chiusi, allora noi in settimana abbiamo provato a ritornare in modulazione di frequenza, ci abbiamo provato. E sinceramente, davanti alla richiesta di 1650 euro mensili, abbiamo dovuto fare il nostro gruppo tutti retromarcia, perché tutti abbiamo famiglia, non possiamo spegnere la luce dentro casa per pagare una radio che ci fa che ci faceva trasmettere 2 ore a settimana, o volendo un'ora e mezzo al giorno dal lunedì al sabato. 1650 euro non si trovano sotto la suola della scarpa. Io stesso col lavoro che faccio non ci riesco ad arrivare a quella cifra, quindi per cui togliere da mangiare a certe famiglie pur di soddisfare un hobby, secondo noi non c'è stata ragione. Certo. Allora, questo poi è il mondo sotterraneo di quello che noi vediamo sul teleschermo o sentiamo in audio sui grandi network. Ci sono accordi pubblicitari, ci sono tante di quelle situazioni che alla fine questo personaggio comunque mi fa vendere, questo personaggio pure si comporta male, in quel momento c'è lo spot X, la gente lo guarda, lo guardano 5 milioni di più, tra quei 5 milioni tu trovi 150.000 nuovi acquirenti di quel prodotto. È una regola spietata che finché non si toglie di mezzo la qualità di certi programmi, lascia il tempo che trova, perché il Grande Fratello tutto è meno che qualità televisiva. Però da lì arrivare ad affrontare una donna, qualsiasi personaggio, denigrandola con una campagna scientificamente millimetricamente studiata, e poi arrivare a buttarla, come si dice a Roma, in caciara, e oltretutto a dire vi farò vedere io l'inferno,
Sinceramente. No, scatenerò l'inferno. Vabbè, se avete visto troppe volte il Comunque, gladiatore. ma lui non è un gladiatore, lo è Francesco Dotti, non lui. Certo. Comunque, guarda, ti volevo dire, sicuramente tu non l'hai visto ieri la puntata del Grande Fratello, però se vai sul mio profilo di Facebook, io Sì. ho messo il video proprio Ecco, così, dall'inizio alla no, hai fine. fatto bene a dirlo, così tutti quelli che stanno ascoltando possono andare su Gloria Vaida con la J, di Facebook, vedere il video e vedere che quello che ha raccontato la signora Gloria corrisponde completamente a verità e non abbiamo usato né termini offensivi, né calunnie, né minacce, E soprattutto nel sapessi quanto passo. mi è costato. Esatto, soprattutto nel passo quando la signora ha detto deve stare attenta a venire a Roma, perché? Non perché è stato minacciato o lo abbiamo minacciato No, direttamente noi, no, perché no, ci no. può essere qualche esagitato che magari pensa di fare giustizia da solo. Tutto qui. Anche perché, ora non voglio dire niente di... Però la curva sud di Roma... ci sono tantissime brave persone, ma tanta, la maggioranza sono tutte bravissime persone, papà di famiglia, anche mamme di famiglia, voglio Certo. dire. Però c'è anche, no? Gente che non sta proprio bene. E magari se gli tocchi Francesco Dotti, questi si inalberano. Allora, è Cioè, un perché scatenare confino. tutto questo putiferio senza motivo? Esatto. Anche perché io sono iscritta, mi hanno iscritto in tantissimi gruppi, sempre su Facebook della Roma, e non puoi capire quello che c'è scritto Sì, contro quello Corona, no, no? ce lo Non hai proprio immaginiamo le, non hai, benissimo. no, no, non te lo puoi nemmeno immaginare. Io a leggere alcuni commenti mi sono anche spaventata, ho fatto mamma mia. Sì, perché poi la Speriamo che gente nessuno. reagisce ognuno a modo suo, certamente. Sì, perché sono rimasti tutti molto male, perché quando tocchi Francesco Dotti a È Roma, no, vero. non si può, Comunque, non si può. chiudiamo l'argomento. Allora, chiudiamo l'argomento di Fabrizio Corone, Ilary Blasi e Francesco Dotti. Rinnoviamo invece l'appello al sindaco di Roma, che in questo momento è Virginia Raggi, poi sarà chi sarà, non lo so per il momento. Perché quel tratto di viale Palmiro Togliatti che sprofonda con una piccola zuppa d'acqua, e in questo caso invece ne è venuta giù una valanga, deve essere rivisto sotto, perché se si abbassa il livello dell'asfalto, del terreno, io non lo so, non sono un esperto, ma io che cammino con la macchina non riesco a capire la profondità che ho di fronte, rischio di essere annegato dentro la mia macchina, anche perché il clima è umido, pure quando piove noi teniamo, purtroppo per fortuna, i finestrini leggermente abbassati. A entrare l'acqua ci mette un Ci mette un istante, attimo. anche perché non abbiamo più i deflettori, questo grazie ai grandi costruttori che so, tante volte sono tanto intelligenti, ma a volte proprio sono miseri di intelligenza, perché quando c'era il deflettore noi il vetro lo tenevamo chiuso anche quando pioveva. E sinceramente cambiava l'aria e non entrava l'acqua. Adesso devi stare attento agli schizzi d'acqua, devi mettere il parapioggia esterno sulle macchine. Ragione per la quale, mi raccomando, l'incolumità delle persone deve venire sempre prima di tutto e di ogni Tutto, cosa. Gloria, certo. grazie per questa mega galattica charade. Noi ci risentiamo la prossima volta vedendo un po' che cosa ha fatto la Roma a Napoli. Va bene? Mamma mia, sì. Ok, un abbraccio Gloria, Speriamo che grazie. ci fa passare un bel compleanno a me, a te, Saro. E speriamo, poi io insomma 242 anni sono tanti, per cui. Vabbè, te li porti bene, dai, tu. Vabbè, ma tu sei ragazzina rispetto a me, dove vai? Hai 50 anni di differenza rispetto a me, ma dai. Mazza, che c'ho 100 e passa anni, scusami. No, no, so io che ce n'ho 242 rispetto ai tuoi 30, insomma, ce ne vuole, no? Ma tu hai detto 50 anni in meno, sono tanti anche 50 anni in meno contro i tuoi Avresti. 242. Sì, vabbè, Non sei giustamente. stato carino, non sei stato No, no, sono carino. stato carino perché t'ho dichiarato trentenne. È più carino di così? Ah, E ok. realmente, se avessi 50 anni meno di me, non lo diciamo, però saresti proprio Ma bimba, io sarei bimba, proprio bimba. minorenne, proprio una bambina, una cucciola. Sì, Forse devo giocheresti. ancora nascere. Dovresti ancora andare alle elementari, pensa un po'. No, dovrei ancora nascere, tesoro. Dovresti ancora nascere, è vero, è vero, è vero. Mamma mia, ci scherziamo sopra, dai, poi l'importante è Ma non sentirli, certo. eh.
Oh, poi apparteniamo a questo magnifico segno che è lo scorpione. Dai, ci possiamo stare. Ti pare poco? No, assolutamente. Un bacio. Grazie, ciao. Un abbraccio. Ciao Gloria, Forza ciao ciao. Roma, ciao. Sempre, ciao ciao. Ciao. Grazie così a Gloria Vaida, beh, vabbè, ci aveva chiesto questo piccolo particolare, è giusto anche poter far esprimere i nostri ospiti. Ci fermiamo un attimo, riprendiamo fiato e poi torniamo, grazie.